Se sei un fotografo o un videomaker e l'idea di guadagnare dei soldi vendendo le tue immagini online ti attira, sei venuto nel posto giusto. Nel corso di questo video vado infatti a dirvi 5 cose che possono aiutarvi a vendere un numero maggiore di fotografie qualora vi siate iscritti o vi stiate per iscrivere a una piattaforma di microstock. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi vi parlo di fotografia. Ho già realizzato diversi contenuti su questo tema, per cui se questo tema vi interessa ve lo lascio linkato in card, c'è una playlist dove ci sono diversi video in cui parlo appunto di vendita di immagini online. Questa è una delle tante cose di cui mi occupo nella vita, per cui se argomenti come questo vi interessano e volete rimanere costantemente aggiornati, io vi invito a iscrivervi cliccando anche la campanella per non perdere le notifiche e lasciare anche un like a questo video. Partiamo subito col primo motivo. Sembrerà una banalità, spero che mi perdonino gli utenti un pochino più evoluti, ma scegliere la lente corretta a seconda del soggetto che stiamo fotografando è assolutamente essenziale. Questo perché in funzione della lente che andiamo a scegliere il nostro soggetto avrà delle sembianze diverse. Se noi stiamo facendo per esempio ritratto, metti caso stiamo facendo un ritratto a una bella fanciulla e utilizziamo un 8 mm, è una lente da 8 mm rende i lineamenti in maniera molto strana e bizzarra e diventerà difficile che quella foto venga comprata. Verrà comprata magari proprio perché è stata scattata con un 8 mm, ma le probabilità di vendita calano notevolmente. Allo stesso modo, se stiamo scattando paesaggio, probabilmente riusciremo a portarci a casa un lavoro migliore e più convincente se useremo un qualcosa che si avvicini al grandangolo piuttosto che a un super tele. Se stiamo facendo paesaggio è vero che possiamo catturare dei dettagli molto carini anche con un super tele, però la visuale completa di quello che abbiamo davanti ci viene restituita più facilmente da una lente grandangolare. Bisogna anche considerare che la lunghezza focale influisce molto sulla resa finale. Per esempio, se sto scattando fotografia di interni e sono in uno spazio piccolo avrò assolutamente bisogno di una lente grandangolare, altrimenti non riuscirò a catturare l'ambiente. E se io sto facendo fotografia di stock di un ambiente ho assolutamente bisogno di catturarlo per intero, altrimenti se io sono in una stanza e non riesco a fotografarla per intero ma fotografo solamente un pezzo di muro, probabilmente è una foto meno appagante e quindi che venderà di meno. Ovviamente vale anche il contrario: se sono in montagna e sto fotografando uno stambecco e lo fotografo con un grandangolo per cui lo stambecco è piccolo così in un angolino e non si vede neanche, non è un granché come fotografia, mentre se ho un super tele e mi prendo lo stambecco a schermo pieno, ecco che la mia fotografia ha tutto un altro gusto. Passiamo al secondo punto: scattare con tanta luce o quantomeno con la luce giusta. Anche questa è una cosa un po' da neofiti, per cui di nuovo chi è già più avanti spero che mi perdoni. Il fatto di scattare con tanta luce, quindi di giorno, è un grosso vantaggio quando si fa fotografia di microstock, perché io posso supporre che, come è stato per me nel momento in cui uno comincia a fare microstock, sta cominciando a fare quella roba lì, quindi non ha uno studio fotografico attrezzato, non ha tutta la strumentazione dell'universo, ha qualcosina. Magari ha anche solo una fotocamera, perché chi comincia potrebbe anche avere solamente lo smartphone e quindi a maggior ragione bisogna cercare di essere intelligenti e bisogna cercare di scattare quando le condizioni di illuminazione ci sono favorevoli. Certo, non andrei mai a proporre di scattare con il cellulare di notte, perché magari riusciamo anche a fare la foto. I cellulari al giorno d'oggi sono molto evoluti, quindi con dei meccanismi di compensazione, intelligenza artificiale, stabilizzazione, si riesce magari a portarsi a casa delle fotografie notturne, però diciamo che quei sensorini così piccinini sono sempre un po' deficitari, quindi non sarà una bella foto, sarà una foto dove ci saranno degli evidenti difetti, ci sarà magari un po' di noise, ci saranno dei problemi anche di nitidezza, perché comunque scattare di notte con una strumentazione non evoluta ci porta via tanta nitidezza, la stabilizzazione stessa ci porta via nitidezza, ci porta via risoluzione, quindi è assolutamente problematico. Soprattutto per chi è agli inizi, io consiglio di scattare quando la luce è già perfetta, quindi se si scatta all'aperto, golden hour, tutta al più blue hour, ma meglio golden hour perché c'è un po' più di luce, quindi bisogna, non posso dirvi un'ora precisa, ovviamente dipende da quando cala il sole. Diciamo che potete cominciare a scattare quando il sole comincia a calare, comincia ad arrivare verso l'orizzonte, e smettete di scattare quando non c'è più luce. Se scattate invece in interni, quindi è più facile, siamo in un contesto di luce controllata, o usate dei flash, magari uno speed light, però cercate comunque di avere la luce migliore possibile. Non è una buona strategia quella di scattare così come viene e provare a caricare le immagini sulle piattaforme di microstock, perché lo sappiamo già, ve lo sto dicendo io adesso se non lo sapete, lo sappiamo già che vengono rifiutate. Le foto scattate a caso e messe su tanto per vengono rifiutate, quindi state perdendo tempo
per scoprire che vi vengono rifiutate. Invece ve lo dico io, così quel tempo non lo perdete e potete impiegarlo per fare delle foto migliori. Veniamo al terzo punto, che è strettamente connesso. Utilizzate la modalità di esposizione manuale, non utilizzate le modalità di esposizione automatica, perché nel momento in cui scattate in automatico sarà la fotocamera a decidere per voi e magari farà la scelta giusta, ma vi brucerà dei dettagli che magari avreste potuto catturare correttamente se solo aveste fatto la fatica di scattare in manuale. Scattare in manuale non vuol dire arrivare lì, fare pum al primo colpo e centrarla, ben inteso. Questo lo riesco quasi a fare io, ma neanche, nel senso che comunque io arrivo, imposto la mia esposizione, so come impostarla, per cui la faccio corretta, faccio uno scatto di prova e poi però lo guardo lo scatto di prova, perché comunque anche se l'ho fatta giusta, magari c'è un dettaglio sulle alte luci che viene un pelino bruciato e allora dico ok, esposizione era corretta, però io vedendo a monitor e con gli highlight alert, quindi vedo se ho delle aree bruciate a monitor, vedo l'istogramma, se ho delle perdite di dettaglio e dico benissimo, la mia esposizione magari era corretta, però visto che con un'esposizione mediamente corretta mi brucia quel dettaglio da una parte o dall'altra, compenso, così mi porto a casa la foto più corretta possibile già in camera. Questo significa, primo, che dovrò fare meno post-produzione e secondo, che quella post-produzione che devo fare non dovrà essere compensativa o correttiva, ma sarà semplicemente un'esaltazione di quello che ho già catturato, quindi sarà di meno e sarà più incisiva e oltretutto avrà una qualità maggiore, perché se la foto è già giusta in camera e le correzioni sono poche, perdo meno qualità. Ricordiamoci che le correzioni in post fanno perdere un po' di qualità, c'è una caduta qualitativa a ogni modifica che facciamo, quindi meno modifiche facciamo e meglio è, anche perché se facciamo troppe modifiche, se abbiamo fatto una foto palesemente sbagliata e andiamo a correggere in post produzione, questo comincia a generare degli artefatti che, guarda che caso, ci provocano il respingimento della foto dalle piattaforme di microstock su cui le vogliamo vendere. Quindi se noi pensiamo di essere stati furbi scattando a caso perché tanto si aggiustava dopo a computer, in realtà poi ci vediamo rifiutati le immagini, quindi è meglio non farlo, è meglio prendersi il tempo per scattarla correttamente. È anche un'ottima palestra, ben inteso, perché se ci alleniamo a scattare correttamente poi quella cosa ci rimane, poi scatteremo sempre correttamente in tutti i contesti perché abbiamo acquisito quella skill e quindi ci viene ormai spontaneo. Quando vediamo una scena impostiamo già la camera quasi giusta, scatto di prova, micro correzione e poi si può lavorare. Passiamo al quarto punto. Qui è probabile che non solo i neofiti ma tutti quanti mi odieranno, però ragazzi, usiamo le regole della composizione, in particolare la regola dei terzi e la regola della simmetria. Perché vi dico questa cosa? Molti mi dicono: io voglio avere la libertà di scattare come cavolo voglio io, queste regole non fanno per me. Ecco, questo significa non aver capito il significato di regola dei terzi. La regola dei terzi non è una regola da seguire perché se no c'è una punizione, non bisogna sentirsi costretti all'interno di una gabbia da queste regole, al contrario, bisogna pensare, bisogna avere l'umiltà di pensare: io sono un essere umano, sono banale, posso sbagliare, posso fare un sacco di cavolate. La regola dei terzi è stata coniata dai più grandi artisti di tutto il mondo, la regola dei terzi deriva dalla storia dell'arte, non l'abbiamo inventata noi fotografi del Novecento e oltre, l'hanno inventata molto prima, quindi è una regola, è un codice che esiste, che stabilisce che le gerarchie visive rendono meglio, producono immagini più gratificanti se vengono utilizzate con determinati criteri. La regola dei terzi è uno di questi ed è il più facile da usare, per questo si parla tanto di regola dei terzi, perché è il criterio più facile da mettere in pratica. Chiunque di noi riesce a comporre utilizzando la regola dei terzi, è facile. Vedete, io in questo momento sono in centro all'inquadratura, se voglio comporre con la regola dei terzi mi metto qui. È facilissimo, invece che essere qua sono qui, sono sul terzo da questa parte. Se invece voglio mettermi dall'altra parte probabilmente vado troppo vicino alla luce perché l'ho impostata per una posizione centrale, però queste due sono le due posizioni in cui collocare i nostri soggetti. La regola dei terzi dice anche un'altra cosa. Immaginiamoci che ci sono quattro puntini qua, quindi abbiamo due punti qui e due punti qui, questi sono i quattro punti su cui collocare i nostri soggetti. Un corollario della regola dei terzi stabilisce che, e lo vediamo molto bene in questo modo, stabilisce che se io metto il mio soggetto in questa posizione posso collocare un soggetto secondario in quest'altra posizione, quindi il punto più lontano. Non vado a collocare qualcosa in quest'altro punto perché sarebbe troppo vicino, non vado a collocare niente neanche in quest'altro punto perché nuovamente sarebbe troppo vicino al mio soggetto principale. Quindi soggetto principale su uno dei terzi, soggetto secondario, che può essere, in questo caso lo vedete benissimo, siamo io e la mia mano, soggetto secondario in quest'altra posizione, il terzo più lontano. È una regola
che funziona. Io adesso la sto ancora chiamando regola, ma in realtà non è una regola che dobbiamo seguire, è una guida, ci aiuta, ci sta aiutando a comporre un'immagine che sia più gratificante per l'occhio. Si basa su delle regole che sono state dimostrate scientificamente, immagini composte con la regola dei terzi piacciono di più all'osservatore, per cui è nostra cura avere l'umiltà quantomeno di dire: se è stato stabilito scientificamente che il mio osservatore gradirà di più una foto scattata con la regola dei terzi, la uso perché sono intelligente, perché non voglio perdere l'occasione di fare una buona foto solo perché voglio far vedere che io sono fantasioso e faccio di testa mia. Sarebbe semplicemente sciocco, per cui usiamo la regola dei terzi. È la più affidabile e la più forte, quella che permette di scattare delle immagini più solide. In alternativa possiamo scattare in maniera simmetrica. Come vedete, io compongo in maniera simmetrica quando faccio questi contenuti. Io sto nel centro, ci sono le mie due lucette a lato, io ho le mani qui di fianco, quindi questa è una composizione simmetrica. Funziona, è meno potente, ma funziona. Ecco, abbiamo cura quantomeno di utilizzare almeno una delle due, cioè o la regola dei terzi o la simmetria. E per carità, cerchiamo di non usare i piani inclinati perché non abbiamo l'esperienza per farlo, per cui scattare con gli orizzonti storti è una cosa che è meglio evitare, anche perché ve le rifiutano, eh? Sulle piattaforme di microstock gli orizzonti storti vengono rifiutati perché non c'è un comprovato motivo per scattare un'immagine con il piano inclinato, e quindi chi vi fa la revisione delle immagini di stock e vede dei piani inclinati, delle immagini storte, ve le rifiuta perché dice: questa è una foto che tanto non venderà, è sbagliata, è storta. Le foto con i piani inclinati si usano nei film horror. Però io vi dico una cosa: se volete massimizzare la vendita delle vostre immagini, anche se state pensando che la vostra foto possa essere usata in un cortometraggio horror o splatter, voi scattatela dritta, quindi orizzonte dritto e per quanto possibile linee verticali dritte. Voi scattatela dritta, che poi ci pensa l'editor a prenderla e a ruotarla se proprio vuole, però voi scattatela dritta, che è meglio, vendete di più, ve lo garantisco. Bene, siamo arrivati all'ultimo punto. Ditemi voi nei commenti, fatemelo sapere se vi sono sembrati banalotti. Probabilmente vi sembrerà banalotto anche questo, ma io vi invito lo stesso a iscrivervi al canale attivando anche la campanella, perché insomma continuerò a portare avanti il discorso su attrezzatura fotografica e microstock, e secondo me ne vedremo delle belle. L'ultimo e quinto punto che vi porto oggi è selezionare con attenzione la profondità di campo. Sì, lo so, è un tema che un pochettino si lega al primo punto con cui ho aperto questo video, ovvero la selezione dell'ottica. È assolutamente vero, però la selezione dell'ottica ovviamente si porta dietro delle conseguenze. Se scattiamo con un grandangolo avremo quasi tutto a fuoco, se scattiamo con un super tele avremo una porzione di immagini a fuoco molto piccola, sarà pochissima la profondità di campo. Se scattiamo con un super tele facciamo un ritratto, sarà a fuoco solo dal naso all'occhio e poco più. Però è pur sempre vero che qualunque lente utilizziamo possiamo agire, seppur in minima parte, sulla profondità di campo. Nel momento in cui io uso un grandangolo ma tengo un diaframma aperto, magari riesco a sfocare un pochino. Magari nel momento in cui io sto usando una lente con una lunghezza focale più lunga, se chiudo il diaframma riesco comunque ad avere una profondità di campo più estesa. Ecco, è molto importante selezionare la profondità di campo corretta, perché per esempio se stiamo scattando un paesaggio è meglio chiuderlo il diaframma. In un paesaggio noi vogliamo che sia quasi tutto a fuoco grosso modo, quindi è meglio se chiudiamo il diaframma quando stiamo scattando un paesaggio o una foto di interni o una foto di architettura. Al contrario, se stiamo scattando un ritratto è meglio se ce la giochiamo, non dico a tutta apertura, a me non fa impazzire il tutta apertura, scattare con l'apertura massima è una cosa che io faccio dal 2.8 in su. Se ho delle lenti da f2.8 ci sta, ma se ho delle lenti da f1.4 di solito chiudo almeno a f2, anche quando sto facendo ritratto. È una cosa mia, è una questione mia, io preferisco così, non c'è nulla che vi vieti di scattare a f1.0, lo potete fare benissimo. È molto difficile, rischiate il fuori fuoco perché la profondità di campo è così sottile che ci saranno a fuoco solo le ciglia e magari la pupilla già sarà sfocata, quindi è un rischio che vi prendete. Tenete anche conto che, parlando di microstock, quindi non sto parlando di arte o del vostro stile personale, parlando di microstock, lo sfocato piace poco. Alle piattaforme di microstock lo sfocato piace poco. Quindi non vi dico di non farlo, perché può essere un effetto molto gradevole e può anche invogliare un acquirente ad acquistare proprio la vostra foto, però cercate di non esagerare con gli sfocati, cercate di tenere quantomeno tutto il soggetto a fuoco. Se state facendo un ritratto non mettete a fuoco solamente l'iride con il naso fuori fuoco e l'orecchio fuori fuoco, perché ve la rifiutano, perché un esaminatore che vede la vostra foto inviata per essere venduta su un mercato di microstock magari ingrandisce sul naso, vede fuori fuoco e ve la rifiuta, magari ingrandisce sulla tempia, attaccatura dei capelli, vede fuori fuoco e ve la rifiuta. Se è a fuoco solo l'occhio può essere un bell'effetto, ma rischiate di vedervela rifiutare. Quindi
Scegliete con attenzione la profondità di campo e cercate di tenerla abbastanza ampia da avere quantomeno il soggetto principale a fuoco. Lo so, può essere artisticamente limitante, ma qui stiamo parlando di vendere e se volete vendere dovete anche adattarvi a quelli che sono i canoni di accettazione di queste piattaforme, per cui cercate di mantenere un pochettino di soggetto a fuoco. Così come ovviamente se state facendo un paesaggio cercate di non mettere a fuoco solamente la roccia in primo piano, ma di tenere a fuoco anche lo sfondo. Questo può essere difficile. Per aiutarci possiamo ricorrere al focus stacking, oppure, anche se io non la amo, alla regola dell'iperfocale. Se vi interessano questi argomenti fatemelo sapere in un commento, anche se ho già postato dei contenuti a riguardo e altri dovrebbero uscire a breve perché mi pare di averli programmati proprio per questi giorni. Fatemi sapere comunque che cosa ne pensate e vi ricordo che se volete rimanere sempre aggiornati non vi resta che iscrivervi al canale attivando anche la campanella delle notifiche. Questi erano i miei consigli per vendere di più sulle piattaforme di microstock. Se vi interessano altri argomenti di questo tipo, come già detto, ve li linko in card perché ho un'intera playlist dedicata a questo argomento. Vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video.